andati alla casa dei colori. Io sono Musetto. Ora entriamo subito dentro, perché c'è Musina Mara che sta creando qualcosa di strano. Non ho ben capito cosa, ma sono molto curioso. Andiamo a scoprirlo insieme. Ok, se io provo a stringere qui... Ok, e poi tagliamo questo pezzetto qui. Ciao Musetto! Cosa stai creando? Sì, sto creando una nuova invenzione, una scoperta che non ha fatto nessun altro in questo mondo. Ha un nome? Si chiama la chiappa blu. Sì, eccola qui. A cosa serve? Mi serve tanto colore blu. Devi sapere che quasi tutti i bambini, quasi tutti i nonni, gli zii, quasi tutte le persone di questo mondo amano il colore blu. E finisce sempre nel negozio dei colori. E quindi adesso voglio cominciare a procurarmi da sola. E poi, perché tu sai che io amo tanto i colori del cielo e ci sono tante sfumature di blu. Questa nuova invenzione mi aiuterà a cercarle tutte. Vuoi venire con me? L'andiamo a provare. Però un ultimo accorgimento. Manca ancora un piccolo elemento che se giro qui... Oi, non credo sia stata una buona idea. Che spavento, Musina Mara! Ma cosa hai combinato? Perdonami per lo spavento, Musetto. Sicuramente ho messo qualche elemento sbagliato per costruire il mio acchiappa blu. Forse è il caso di rimandare ad un altro giorno questo esperimento. Perché invece non mi racconti qualcosa sulla storia del blu? Ah, quanto mi piace il colore blu! E mi piace anche in tutte le sue sfumature. Ma lo sai che i nostri antenati preistorici non lo avevano scoperto subito per dipingere, ma lo hanno trovato in un minerale di nome lapislazzuli. E che, se senti bene questa parola, è l'unione di due parole antiche. La prima, lapis, che significa pietra. La seconda, lazulum, che deriva dall'arabo e significa azzurro o celeste. Anche per noi la parola celeste ha al suo interno la parola cielo. Come vedi, quasi tutte le parole che ci danno le sfumature del blu ci ricordano sempre il cielo. Il blu dei lapislazzuli era largamente usato anche dagli antichi egizi, che lo utilizzavano non solo per decorare le proprie tombe, ma anche per i propri ornamenti e gioielli personali o per verniciare le statue in forma di lacca. Ma per loro il blu era simbolo di fiducia, armonia, immaginazione, perché non solo richiamava alla protezione delle divinità celesti, ma soprattutto anche alla fertilità delle acque del mare, quindi dell'acqua generatrice di vita. Lo stesso blu oltremare l'ho ritrovato nella bellissima volta celeste affrescata da Giotto nella cappella degli Scrovegni di Padova. Come nell'Icaro che vola di Henri Matisse e nella Finestra blu o negli Amanti blu di Marc Chagall. Guarda Musetto, in quest'opera riusciamo a vedere bene l'unione del cielo con il mare. E si intitola Blu di cielo ed è di Vassili Kandinsky, ma sappiamo che l'artista nella sua vita studiò anche la biologia e soprattutto il mondo invisibile dei microorganismi. Sembrano infatti, se le guardi bene, delle meduse, degli insetti acquatici, delle creature acquatiche. Quest'opera invece si intitola semplicemente Blu ed è una tela di Paul Klee. Se la guardi bene, Musetto, dà una grande sensazione di pace e di armonia. È una tela grandissima, tutta blu. Forse per questo molte persone amano questo colore. Ah, Musina Mara, ora ho capito a cosa serve il tuo chiappa blu. Allora, andiamo a dipingere! Anche voi, bambini, inviatemi il vostro disegno sul blu
Poi lo esporrò alla Casa dei Colori. Potete inviarmelo anche sul mio numero WhatsApp o nell'email di Muse in Corsia. A presto!